Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la Presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla Presidente. È quasi ora di andare, Sam. Tieni. È un acchiappasogni. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Privata. Ringrazia la Bridges. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il tirano. Poi vai nello studio della Presidente. Più la privacy adesso? Oh, no. Tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Immagino che ti stia dando una ripulita. Bravo. Vieni nell'ufficio della Presidente appena hai finito. Ti sta aspettando. Ottimo lavoro, Sam. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza, della nuova America. Amelie. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. E tu, Sam, sei qui anche tu. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti, tutto quanto. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam.
Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1 ed è andata a ovest. Li ho guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Knot City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Catturata? Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Knot City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciano in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens, un gruppo separatista militante. Comandano Edge Knot City. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro? Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono la nostra visione per il futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso, non stare separati ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un Cupid. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Knot City, trova Amelie e riportala a casa. Dopodiché,
Assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio, ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa. Ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Per una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Sam. Ascolta, tu sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Mentre stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Thank you.
Aspetta! Buongiorno, Sam. Sam, parla da Yatman. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. La stanza privata è dotata di ogni comfort, doccia, gabinetto, eccetera. Entraci quando devi riposare, controllare l'attrezzatura o rivedere le informazioni. Se hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Questo terminale puoi consultare il database della Bridges, che include molti tipi di argomenti. Non puoi accedere al database completo, ma troverai comunque informazioni utili. Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BB in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BB. Boh. Ehi là, ci conosciamo?
Dirigo le operazioni di consegna, la manutenzione e le riparazioni. È bello averti con noi. Mi chiamo Mama, in caso non lo sapessi. Quelli lì sono fili. Non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. Sam, parla Hartman, un ricercatore che tenta di svelare i segreti delle spiagge e del Death Stranding, oltre a quelli degli emersi e delle Dunes. Quando fai i tuoi bisogni, il tuo corpo espelle una certa quantità di materia chirale. La materia chirale può danneggiare la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione al chiralium e la comparsa di fobie, nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle Dunes. Fammi prelevare un campione delle tue escrezioni per i miei studi. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e il tuo stato di salute. Bello.